relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity. Infinity. A tutti, siamo in collegamento anche oggi con Gasbai, Saxon Lodge, la sede operativa della 8ª spedizione di studio sulle orme dello squalo bianco 2011 in Sudafrica. Abbiamo parlato nei giorni scorsi con alcuni dei componenti della spedizione. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere il responsabile della spedizione, il professor Primo Micarelli dell'Università di Siena, responsabile dell'unità di studio e ricerca sugli squali bianchi che ha sede all'Aquarium Mondo Marino di Massa Marittima in provincia di Grosseto. Professore, può farci prima di tutto una breve sintesi della giornata di oggi? Allora, buonasera a tutti gli spettatori di Oltre Pensiero e al direttore Carra. Sì, dunque, per quanto riguarda la giornata di oggi, abbiamo avuto un buon risultato. Durante le nostre ore di osservazione sono passati un numero molto interessante di animali, siamo arrivati ad un totale nei 4 giorni di osservazione di 52 diversi esemplari catalogati ed osservati, quindi un numero prossimo a quello raggiunto l'anno scorso, che era di 53 esemplari, quindi ce ne basta uno domani per aver raggiunto la stessa somma. Abbiamo avuto la possibilità di completare un numero importante di schede per i vari aspetti che riguardano la nostra ricerca, quindi per quanto riguarda i comportamenti sociali, per quanto riguarda le osservazioni sulle sagome. Inoltre abbiamo anche raccolto, come stiamo facendo dall'inizio, alcuni dati ambientali relativi a temperatura, salinità, parametri chimico-fisici che ci possono essere utili, oltre naturalmente a caratteri come la nuvolosità, le correnti, eccetera, a delineare meglio il quadro nel quale noi lavoriamo. Per cui una giornata positiva che si è conclusa, dimenticavo, ma importante, nel pomeriggio con la seconda ed ultima conferenza di Michael Runsen relativa al comportamento degli squali bianchi e alle sue tecniche di freediving. Anche se sappiamo, è sicuramente prematuro, anche perché ci vorranno mesi prima che riuscirete ad elaborare tutti i dati raccolti, è però possibile tracciare un primo sommario bilancio di questa spedizione? Direi che il bilancio è sicuramente interessante per il numero di animali osservati, per il numero di interazioni che è stato possibile catalogare, e quindi da questo punto di vista sicuramente siamo molto soddisfatti, perché per noi è importante la quantità di dati per permetterci poi di poterli analizzare da un punto di vista statistico. Giustamente, come diceva il direttore, avremo bisogno di alcuni mesi successivamente per poter confrontare i dati di questa spedizione con quelli degli anni passati, per poter arrivare a conclusioni interessanti dal punto di vista scientifico. Sicuramente ci sono degli aspetti che continuano a interessarci relativamente alle interazioni con le sagome, per quanto riguarda anche le interazioni sociali, quindi siamo abbastanza contenti e tranquilli che i risultati di questa tornata ci permettano di completare alcune valutazioni che erano iniziate un paio di anni fa su questo tipo di osservazioni. Quindi con questa spedizione è molto probabile che si completino i risultati e che ci permettano di preparare lavori da presentare poi alla comunità scientifica sulle osservazioni da noi fatte.
si può dire che voi siete di stanza a Gasbai. Quale posizione dell'Atlantico avete esplorato? Dell'oceano Atlantico e anche dell'oceano Indiano, perché state in una posizione di confine. E quale, diciamo, ecosistema più precisamente? Beh, noi ci troviamo effettivamente al confine tra due oceani, l'oceano Indiano e l'oceano Atlantico, ed è per questo che è estremamente interessante questo ambiente, proprio perché dall'incontro di questi due oceani con caratteristiche peculiari estremamente diverse nasce tutta la biodiversità che è tipica proprio di questo ambiente. Perché questa biodiversità? Perché si incontrano correnti calde e fredde con apporto di nutrienti in momenti diversi dell'anno e quindi con possibilità di alimentazione per un numero estremamente importante di specie. Ora non entro nel dettaglio delle modalità con le quali ciò avviene, ma permettono veramente una diversificazione, una biodiversità estremamente importante che è possibile osservare immergendosi, come abbiamo fatto noi l'altro giorno, durante l'immersione nel kelp, che è un'alga tipica della zona litorale costiera dove noi ci troviamo, di buona parte della costa occidentale del Sudafrica, ma in modo particolare dove ci troviamo, e dove è possibile osservare un numero impressionante di diverse specie di invertebrati, dagli anemoni ai molluschi, pesci, alcuni squali, eccetera. Quindi un ambiente diversificato, diciamo, molto interessante. Tra l'altro domani pomeriggio andremo a Cap Agulhas, che è la punta più a sud, più meridionale del Sudafrica, quindi più vicina per certi versi all'Antartide in qualche modo, e dove avremo occasione di osservare anche le pastinache, che sono tra l'altro un cibo tipico, una dieta degli squali. 8 anni di spedizioni, gli squali di 8 anni fa sono gli stessi di oggi, nel senso, professore, nel comportamento, nel loro interagire con le prede, nei loro comportamenti sociali e nel loro comportamento, nel loro modo di interagire tra loro. È possibile, ha notato delle differenze, è possibile fare dei raffronti lungo questo periodo di tempo, non lunghissimo ma abbastanza lungo? Sì, dunque, in realtà io è dal 2000 che vengo in Sudafrica, quindi questo è l'11° anno, poi le attività di tipo scientifico sono un pochino più recenti. Nel corso degli anni si è affinata notevolmente la capacità mia e di Emilio di osservare questi animali, di poter in qualche modo anche valutare al meglio le interazioni che si presentano tra questi animali e diciamo che ogni anno riusciamo a comprendere qualcosa di più, cercare di estrapolare qualcosa di più in merito al loro comportamento. Non credo che sia cambiato, anzi al contrario, riusciamo meglio a delineare alcuni aspetti che inizialmente ci erano un po' sfuggiti. Sicuramente è sempre più interessante l'osservazione relativa alla loro capacità di interazione. Non sono degli animali che non interagiscono, al contrario, in situazioni particolari come sono quella di Daira Island, dove c'è un numero estremamente importante di questi squali, le interazioni sono intraspecifiche, sono frequenti e molto interessanti. Esiste una vera e propria gerarchia nei loro comportamenti in funzione delle attività che svolgono, di predazione piuttosto che altre, e durante questa attività si possono osservare appunto i vari moduli che sono all'origine delle nostre osservazioni. Quindi sicuramente stiamo osservando dei comportamenti che sono essenzialmente gli stessi che avevamo iniziato ad osservare alcuni anni fa, ma che riusciamo meglio ad interpretare, che in qualche modo si esplicano sempre meglio ai nostri occhi e quindi ai quali riusciamo a dare un significato dal punto di vista scientifico più plausibile. 8 spedizioni, ognuna si porta dietro di sé un ricordo in particolare, professore?
Beh, sicuramente ogni anno è un'esperienza a sé, ogni anno lascia delle emozioni, dei compagni di rotta e di spedizione particolari, ogni spedizione è diversa. La passione è sempre la stessa, quella che ci guida, forse qualche anno in più, qualche capello bianco che comincia ad apparire un pochino più spesso. Soprattutto nel sottoscritto, però sì, ogni spedizione ha le sue marche, ha le sue particolarità, peculiarità, e sono tutte diverse le une dalle altre, anche se legate da un filo unico che le caratterizza, cioè la passione che lega tutti i membri della spedizione e che permette a tutti di sopportare a volte momenti di fatica non indifferente perché l'impegno è veramente importante. Domani mattina usciamo dal Saxon Lodge alle 7 meno un quarto, ritorneremo tardi, avremo da fare tante cose e quindi insomma sicuramente è molto impegnativo, ma la passione ci fa superare anche la fatica e teniamo fino all'ultimo con motivazione e interesse. Professore, la ringraziamo, purtroppo il tempo a disposizione per noi è scaduto, quindi speriamo di risentirci anche nella giornata di domani. Vorrei ringraziarla però che portasse il ringraziamento a tutta la spedizione da parte della redazione di oltrepensiero.it per la collaborazione che sia quest'anno e anche negli anni passati, ma quest'anno in maniera diciamo piuttosto cospicua, sta apportando appunto la vostra equipe alla nostra redazione e soprattutto a Daniele Giglioli che ci sta inviando dei filmati bellissimi e una serie di immagini anche di fotografie che sono davvero spettacolari e mi stava dicendo proprio un collaboratore di redazione che si era andato a prendere la briga di andare a guardare nel web le altre immagini presenti di squali, fatto un beh, noi abbiamo un fiore all'occhiello, oltrepensiero a quelle più belle, non sono quelle di oltrepensiero ovviamente, ma scattate da voi, dalla vostra spedizione, in particolare quest'anno da Daniele Giglioli, e quindi complimenti e grazie professore a tutti quanti, anche grazie all'affiatamento che avete raggiunto quest'anno, che mi sembra molto più alto rispetto agli anni scorsi. Grazie a voi, il vostro supporto per noi è molto importante, vi ringraziamo per il lavoro che fate dall'Italia, sicuramente qui abbiamo un appoggio fondamentale perché Daniele sta facendo un lavoro notevole sia personalmente di fotografia sia di raccolta del materiale degli altri ragazzi e poi di montaggio. Quindi quest'anno l'appoggio di Daniele è sicuramente fondamentale e grazie all'impegno di tutti, vostro, nostro, sicuramente riusciremo a trasferire in qualche modo le nostre impressioni, sensazioni, foto e chissà odori anche di quello che c'è qua direttamente in Italia. Nei prossimi anni speriamo, comunque grazie a voi professore perché senza di voi noi non potremmo fare nulla ecco, nell'ambito di questo contesto sulle spedizioni dello Squalo Bianco. Grazie e arrivederci a domani, buonasera. Grazie a voi. Trust in me, and you will find.